Gentili ospiti, benvenuti alla nostra assemblea organizzativa. Benvenuti in Emilia-Romagna. Benvenuti nella terra della Piadina e del Sangiovese. Però mi raccomando, andateci piano coi bicchieri. Ho la possibilità di vivere nel sindacato pensionati con persone che hanno fatto della solidarietà la loro ragione di vita e ogni giorno sono impegnati, sono tantissimi, in attività concrete di solidarietà. Per questo mi sento particolarmente orgoglioso di appartenere e di avere anche l'onore di rappresentare un sindacato pensionati FNP CISC che con la nostra regione Emilia-Romagna, tra le altre cose, ha promosso un fondo per le persone non autosufficienti, insieme agli altri sindacati, naturalmente lo SPI e l'UIL, che ha destinato oltre 400 milioni per aiutare migliaia di persone e le loro famiglie. Un sindacato, il nostro, che a Bologna, nel mese di ottobre, ha realizzato il Festival delle Generazioni, che ha coinvolto pensionati e giovani, come dimostrano le immagini, che noi abbiamo detto cittadini. Il festival è iniziato con la presentazione del libro sulla storia dell'FNP dell'Emilia-Romagna, che è stato scritto da due nostri pensionati eccellenti come Bolelli e Cuoghi. Ed è proseguito poi il festival con dibattiti, con mostre, con iniziative culturali e politiche, sportive anche e ricreative. Certamente il festival è stata un'esperienza positiva da sviluppare anche nei territori. Noi li abbiamo realizzato grazie al sostegno della FNP nazionale, della segreteria e anche degli altri e con il contributo dei territori della regione, ma soprattutto con il lavoro di 200 e oltre volontari vecchi e giovani, anzi cittadini. Sono orgoglioso di stare in un sindacato che da circa un anno ha avviato la collaborazione con un gruppo di giovani laureati e abbiamo realizzato assieme alla funzione pubblica e con il sostegno della CISL regionale del segretario Graziani che è qua presente, che ha consentito a 20 giovani laureati di entrare nel sindacato e 9 di questi continuano a collaborare con la FNP e non è la sola attività che abbiamo fatto con i giovani. Ricordo anche con piacere la bella collaborazione che abbiamo con l'Anteas dove decine di volontari gestiscono ogni giorno, tra le altre cose, ambulatori per gli anziani, organizzano il trasporto sociale, ma curano anche attività culturali, come quella, e ne cito solo una che è particolarmente importante per me, che è quella dei libri viventi, in cui non ci sono pagine da sfogliare, ma persone in carne ed ossa da ascoltare, che raccontano agli altri la propria esperienza. Sarebbe bello poterle estendere anche nelle scuole. Festival, Raggio Verde, il libro sulla CIS, la contrattazione sociale, l'Anteas, sono esempi di attività realizzati allo scopo di rafforzare la cultura della solidarietà, la cultura dell'interesse verso i giovani, la cultura della conoscenza della nostra storia come condizione per immaginare il nostro futuro. Benvenuti quindi nella nostra terra, dove tra l'altro si costruiscono le Ferrari, le Maserati e le Lamborghini. Tra i pensionati nostri iscritti non ci sono anche la Ducati. Tra i pensionati non ci sono proprietari di queste macchine. Boeri, stai sereno, con le nostre belle pensioni non ce le possiamo permettere. Quasi tutti invece possiedono una bicicletta. Se tra di voi qualcuno è venuto in bicicletta e gliela rubano, noi abbiamo come FNP regionali, in aggiunta al fondo furti e SIPI nazionali, diamo 70 euro se vi rubano la bicicletta.